Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: quella che prenderà il via a settembre si annuncia come una stagione rivoluzionaria per Milly Carlucci. Tutte le novità sul suo show. Ci sono trasmissioni TV capaci di entrare da subito nel cuore dei telespettatori e che per essere confermate in palinsesto non hanno, quasi, bisogno della benedizione dei dati Auditel. O meglio, lo share è sempre il giudice supremo. Ma è chiaro che sapersi creare una reputazione di livello aiuta a superare eventuali momenti di difficoltà. Si prenda il caso di Ballando con le Stelle, il popolarissimo talent show di ballo ideato da Milly Carlucci nell'ormai lontano 2005 e che da quell'anno non ha mai saltato neppure un anno di programmazione. Sempre nella prima serata del sabato su Rai 1, la collocazione da sempre riservata ai varietà che hanno fatto la storia della televisione italiana. Proprio i successi di pubblico ottenuti fin dalle prime edizioni ha permesso a Ballando di sopravvivere fino ad oggi e di superare indenne qualche annata di magra dal punto di vista dell'audience. Se infatti i fasti della prima edizione, capace di tenere incollati al video quasi 7 milioni di persone, non si sono più ripetuti, la fase down, coincisa con le edizioni 11, 12 e 13, scandite da una media inferiore ai 4 milioni, sono state superate negli anni successivi e oggi si può dire che Ballando abbia un proprio zoccolo duro di spettatori che già attende l'edizione della maggiore età. Sì, perché quello che andrà in onda a partire dal prossimo autunno sarà Ballando 18, traguardo davvero significativo per quello che, dopo Il Grande Fratello e Amici, è il reality più longevo della TV italiana. Ebbene, a quanto pare per Milly Carlucci è tempo di novità. Il futuro di Milly Carlucci. Niente paura. La presentatrice abruzzese, che sarà come sempre affiancata da Paolo Belli, è già al lavoro da mesi per allestire il cast delle coppie chiamate a contendersi il successo finale e a succedere quindi nell'albo d'oro a Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Nulla è finora stato comunicato a livello ufficiale, ma le indiscrezioni circolano e convergono sulla quasi certezza che in gara ci sarà almeno un campione dello sport. La scelta potrebbe cadere su Marcel Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri è alle prese con un altro inizio di stagione difficile sul piano degli infortuni. Ma, Ballando, arriverebbe in un momento propizio, concludendosi poco prima che entrino nel vivo gli allenamenti per la stagione 2024, quella che vedrà Marcel cercare di confermare a Parigi il titolo vinto nel 2021 a Tokyo. Altre indiscrezioni conducono all'attore Daniele Pecci, alla giornalista Francesca Barra e addirittura a Wanda Nara, la moglie agente di Mauro Icardi. Ballando con le Stelle cambia tutto, più che sul cast, tuttavia, per il quale ci si aspettano come sempre sorprese impreviste. Le novità maggiori potrebbero riguardare la giuria, dal momento che i quattro componenti storici potrebbero non venire confermati in blocco. Non sembrano sussistere dubbi sulla presenza degli storici Caroline Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, mentre in bilico sembra essere Ivan Zazzaroni, in giuria ininterrottamente dalla quinta edizione, e soprattutto di Selvaggia Lucarelli, protagonista di qualche effervescenza, di troppo nel corso dell'ultima edizione. Era stata la stessa giornalista, subito dopo la fine di Ballando 17 minuti, a mettere in dubbio la propria permanenza definendosi delusa per alcuni accadimenti. Questa per me è stata la stagione più complessa e lunga. Non so dire se resterò. Non decido a caldo. Nelle settimane successive Lucarelli ha informato i propri followers di essere stata ufficialmente confermata dalla Rai, senza però sciogliere la riserva sulla propria decisione finale. Carlucci non ha finora preso alcuna posizione ufficiale sul tema,
liquidando le voci in modo sbrigativo. Tra me e Selvaggia non c'è bisogno di chiarire nulla. Per il momento non c'è nulla di ufficiale. Anche se sembra certo che il regolamento tanto criticato da Lucarelli, in particolare per la parte relativa all'assegnazione del tesoretto, non verrà modificato, anche se pare che ci saranno dei cambiamenti radicali, ma non è ancora chiaro chi e cosa riguarderanno nello specifico. In ogni caso, quello che è certo è che possiamo dire addio a Ballando con le Stelle come lo conoscevamo. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.